Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con un Pokémon Violetto. Dobbiamo andare alla base Buio, ma voglio prima andare da Ubaldo, impiegato straordinario. E perché? Perché tipo sì. Allora, mettiamo la destinazione e dirigiamoci subito lì praticamente. Perché allora, andare tipo dove? No, perché c'è le montagne qua. E questo? Aspetta. Cos'è? Un paletto nero. Sì. Perché no? Appena stato aperto si è sgretolato. Ok. Dunque, dicevo, come faccio ad andare da Ubaldo? Ubaldo, dov'è Ubaldo? Ubaldo è di qua. Devo uscire. Ah no, beh, ma c'è la strada per di qua. Aspettate. Devo andare dalla parte opposta, devo andare. Vogliamo qua. Devo andare dal ponticello. Dal ponticello devo andare. Allora. Mettiamo subito qua la. Deve essere tipo per di qua, giusto? Devo uscire dal deserto, devo uscire. L'uscita dovrebbe essere. Di qua. Un po' di strada c'è da fare, eh. Vabbè, ma noi non abbiamo paura. Mai paura. Andiamo qua. Terra tipo volante. No, guarda il coso là che gira. La bala di fieno che gira. Anche no. Allora, pozione. Ultra Ball. C'è delle rovine. Bene. Una caramella rara. Ah, c'è un altro Gimmighoul. Ma ci abbiamo già catturato uno, quindi no, punte. Quindi non ci interessa. Andiamo qua. Super pozione. Oh, bene. Ci siamo adesso, eh. E qua? Carino. Carino qua. Tipo delle grotte. Ovviamente che non posso esplorare per bene. Ma là c'è qualcosa. C'è un altro paletto di luce. Oh. Interessante. No, no, Noibat. Osso raro. Qua c'è allenatore che però noi evitiamo, ci interessa proprio niente. Giraffa. C'è Giraffa Rig. Che poi mi si evolve. Diventa gira free fry. La fries, fry. La voglio, la voglio, la voglio. Vieni qua. Vieni qua, Giraffa Rig. Però chi metto. Cioè, chi tolgo al posto suo? Non è. Sapete neanche chi togliere. Francamente. È un po' pestone, ma c'è tipo anche spettro. Esatto. Non saprei neanche chi togliere, quello è il problema, perché metto un Pokémon che è normale psico. Ma cosa tolgo? No, mi sa che la squadra è abbastanza. Abbastanza con. Un Tauros! Bello, bello così. L'ho catturato già Tauros, mi pareva di sì. L'ho già catturato. Andiamo per Meseria, la Misturia, Misturia. Allora, Mega Ball, qua abbiamo Markrow. Ci sarà da qualche parte una cavolo di nero pietra. Qua è un Persia, molto bello. Mega Ball, perché io vorrei avere Onkrow. Vigoroth, quindi c'è anche Slaking, bello, Baccamango. Hanno fatto un bel pool di Pokémon, Eteremax. Un bel pool, Baccaguava, ok, confusione, vabbè sì. Baccachiwi. Un po' allora qua abbiamo il centro Pokémon, abbiamo sbloccato, siamo a Misturia. Oh, bene. Prima di andare a Misturia, cioè prima di fare, andiamo qua nei paraggi se c'è qualcosa. Eteremax, radice energia, là c'è, andiamo a vedere là, tanto comunque penso che non sarà una battaglia troppo impegnativa. Nebbia seme.
Non ho fatto tempo a leggere. Elisir, una MT. Vista innevata. Divide pochi tipo ghiaccio. C'è un Primeape, bello. Bacca fico. Ah, un Ackley. Non mi piace. Non mi piace proprio, cioè, boh. Magari è anche forte. Caramella esperienza S. Null'altro, mi sa. Qua nei paraggi, almeno. Vediamo un pochino. Sierra Napada. No, l'oggetto però mi serve. Etere. Niente, no, non... Niente. E qua. Andiamo a Mesturia. Andiamo dal buon Ubaldo. Dovrebbe essere qua. Vediamo un po'. Ubaldo. Impiegato straordinario. Allora. Zim, salve Filippo. Come sta andando la ricerca del tuo tesoro personale? Alla grande. Hai chiaro in mente il tuo obiettivo. Niente male davvero. Sono molti gli alunni che scelgono di affrontare le palestre per la propria ricerca di tesori. Questo perché, nonostante le difficoltà, è una sfida che regala soddisfazioni. Quindi ti ho aspettato qui per incoraggiarti. Dopotutto sono il riferente della tua classe. Fortunuovo. Ok. Aumenta i punti di esperienza ottenuti nelle lotte. Eccoti un regalino, spero ti sia utile durante la ricerca di tesori. Se poi ti avanzasse un po' di tempo per dedicare il Pokédex, sarei molto felice anche io, che l'ho sviluppato. Mi raccomando, continua così e cerca di stare lontano dai guai. Va bene, va bene. Adesso facciamo questa sfida. Palestra di Mesturia. Dice che c'è scritto un nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Filippo. Palestra Ubaldo. Dovrai esplorare il nome della palestra. Ordinare un menù segreto. Dovrai ordinare il menù segreto di un famoso ristorante della città. L'oro in bocca. Non ti dà sfidanti in giro per la città oltre a te. Ci sono partecipanti a conoscere un indizio diverso sul menù segreto. I sfidanti dovranno lottare tra di loro e chi perde dovrà rivelare il proprio indizio a chi vince. Basandosi sull'indizio ottenuto, bisognerà poi andare a loro in bocca e ordinare i piatti del menù segreto. Solo il primo sfidante che riuscirà a ordinare tutto sarà promosso. Il tuo indizio è: ai clienti abituali piace così. Ai clienti abituali piace così. Ok. Cerca gli indizi del menù. Dobbiamo trovare i tre studenti, gli altri sfidanti. Ok, spero che non sia una cosa da 2 minuti. Insomma. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tipo questa può essere... Ah sì, tipo lei. Giulia, studentessa, vediamo. Gumshoes. Ho paura di vedere il livello però. Ho paura di vedere il livello. 34, no dai, dai, ci siamo. Cioè 34, oddio. Siamo quasi al 50, vabbè. Vabbè dai, poteva andare peggio. Molto molto peggio. Molto 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 peggio. Esperienza molto molto poca. Grident, ovviamente sono Pokémon tipo normale, per cui vabbè. Chissà che Pokémon avrà questo Ubaldo. Questo Ubaldo giovine. Vabbè, qua canzone ardente più 2 è Skeledirge è un Pokémon sbagliato e questa è una mossa sbagliata. Mamma mia. Dai un indizio, Giulia? No, forse è solamente da sfidarla. Un intruso in gelateria. Ah no, ok. Allora, cerchiamo qualcun altro che vuole... Allora, ne mancano altri 2, ne mancano. Vediamo. Vediamo, oi. Vediamo un po'. Aha. Per esempio, sei uno sfidante dell'esame della palestra, presto saprò il tuo indizio. Dubito, caro. Dubito, Gino studente.
Dance Bars. Ok. Sarà sempre sulla trentina anche lui, 34. Vabbè, canzone ardente. Penso che una basti, perché Dance Bars ha statistiche veramente ignobili, poverino. No, sopravvissuto. Beh, sono contento. Giravita. Ok, vabbè, ma insomma, canzone ardente, se siamo più due. E via. Povero Dance Bars. Un Pokémon un po' useless. Ok, esperienza 40, Sandygast. Mi pare che si evolva. No, non è la 40 che si evolve, non mi ricordo più. Sconfitto Gino Studente. Forse era dopo il 40. Boh. Il verso del Pokémon alato azzurro. Ok. Manca l'ultimo. Allora, potrebbe essere tipo qua. No, cosa c'è qua? Fuoco bomba. Devo avere fuoco bomba per rompere le grate. Non credo. Oddio, potrebbe essere, ma vediamo. No. Questa l'ho battuta. Questo che spona piano, no. Probabilmente adesso l'ultimo è nel ristorante, ma no, non credo. Oddio, potrebbe essere. Potrebbe essere. Vediamo se qua c'è qualcun altro. Qua c'è un oggetto. Che è una teralite normale. E niente, proviamo a mettere l'oro in bocca, vediamo. Vediamo se magari è dentro. Potrebbe anche non essere dentro, effettivamente. Giusto? Me ne manca uno. No, me ne manca uno, me ne manca. Oro in bocca. Fresco. Proviamo le uova al tegamino. Ah, tre. Fuoco bomba. No, grazie. Ho fatto giusto? Ah no, ok. No, ma allora manca l'indizio, ok. Dobbiamo cercare l'altra persona sparsa in città. Anche perché non si capisce. Cioè, non si capisce bene il. Mamma mia, quel Grident. Non si capisce bene. Qua c'è un MT. Riflesso. Ok. Vediamo un po'. Ah, può essere questa? Sì. Eccola qua. Trovata. Un indizio sul menu segreto. Allora me lo dirai dopo che ti avrò sconfitto. Non credo proprio. Claudia, studentessa. Ursaring. Allora, vai di canzone ardente. Non penso lo sciotti. Non credo almeno. E invece sì. Mi stupisce quel dance bar che abbia resistito allora. Un po' di esperienza. Ok. Doversi rubare l'indizio e vicenda per superare l'esame della palestra è una vergogna. Ma no. Allora, dammi l'indizio. Tenebre circondate da scale. Aspetta, no, ok. Fuoco bomba è un indizio. Ah no, devo avanti, buonissimo come strumento. Devo capire, cioè, quello è tenebre. Intruso in gelateria. Quindi, intruso in gelateria. Grident. Deve essere lui l'intruso.
No. Gelateria. Ok, allora devo... ok, allora vediamo. Dov'è la gelateria? Cioè, o meglio, dove si servono i gelati? La cosa che può essere vagamente una gelateria qua. È questa la gelateria. No, questi sono i churros. Sono i churros questi. Vediamo, qua non c'è niente da... Perché l'indizio di questa ci portava qui a Focobomba. Mi viene da dire che siano indizi tutti vicini. Però qua mangiano gelati. No, non mangiano gelati. Sì. No, questi sono panini, non sono gelati. Molto rinfrescanti. Ok. Adesso è da capire. Allora, gli zuccheri gelati. Ah, quanto è il gelato? Ah! Ah, polpette di riso alla griglia. Ok. E fuocobomba. Ok. Polpette di riso alla griglia e fuocobomba. Mo, dove stava l'altro che ho affrontato? Eccolo qua. Dove stava l'altro? Il verso del Pokémon alato azzurro. Il verso del Pokémon alato azzurro. Eccolo qua. Oh. Parlare. Meglio. 2-2. Due, fuocobomba. Due polpette alla griglia. Ok. Ok, manca il mio indizio però. Aspetta un attimo. Vediamo. Allora. Vedete sul grigliate. Due. Fuocobomba. Ah, cazzo. Condimento. Beh, senza neanche... E perdere troppo tempo. Faccio due tentativi. Tanto ho 83% di probabilità di prenderlo. Quindi adesso ho il 50% di probabilità di prenderlo il menù. Perché mi è rimasto limone, no grazie. Provate sgrigliate. 2. Focobomba. Limone. Mi sa. Sì. E là, sono spariti tutti? Che fine hanno fatto? Ah no, ma stavano mangiando. Ma no, ma scusate, ma li hanno... Dove sono andati i commensali? Ma no, ma poveri, li hanno tipo sfrattati. Dai. Sfido subito Ubaldo. Sì. Straordinario. Signor Ubaldo, tocca a lei. Mamma mia. Salve. Mi chiamo Ubaldo, caporalista presso la palestra di Mesturia. Mi presentite con congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Qui hanno piatti molto buoni, oltre alle polpette risorgigliate. Ti invito a provarli. Meglio non dilungarci in chiacchiere, però. La mia superiore potrebbe farmi un richiamo verbale. Procediamo con la lotta. È tipo l'impiegato medio giapponese. Nel ringraziarti per la fiducia accordataci, il sottoscritto Ubaldo ti assicura la massima disponibilità. Ma è bellissima sta cosa. Ubaldo, capo palestra. Kumala, ok. Non sono sfavorevole a una lotta digestiva, ma senza strafare. 35, hai 3 Pokémon.
Allora, io penso che Catena Ardente, una, se non sciotta, benissimo. Adesso comincerà a farlo, però, comincerà a sciottare molto. Ma proprio molto, molto, molto. Allora, Catena Ardente fa di Sbigo attacco buono. Molto, molto buono. Poi dobbiamo addormentarci in teoria adesso. Vugtri va al 41. Ok. Da Dunspars. È l'evoluzione? Si evolve? Scusa? Aspetta. Ma che è sta merda? Ma non si è evoluto! Si è allungato! Ma che è sta cafonata? Ma cos'è? Ma a me è una cafonata! Ma è una cafonata! È molto cafonata. Vabbè, mi dispiace per Dunspars, ma muore molto anche Staraptor. Bello Staraptor. Meglio questa lotta che venire oberato di lavoro dei superiori. Staraptor, molto bello. Ah, per potenza. Noi siamo attaccanti speciali. E dopo tipo 3 canzoni ardenti siamo più 3. Ovviamente si è qualificato per le lotte. Spero di non perderci la faccia. Ma su, Baldo, mettici un po' di brio. Qui ho dei clienti affamati d'azione. Fagli vedere di cosa sei capace. Ma è carinissima sta cosa. È molto bella sta lotta. È la palestra più bella questa. Mentre si è espressa, il maestro che si fa la richiesta. E si trasforma? No, eh. Ah no, ok. Pensavo tipo si trapassa i vestiti. No, ok. Trapassa i vestiti, avete dato una cosa troppo figa. Ma no, vabbè, ok. Va bene, va bene, va bene. Tipo togliersi la giacchetta e picchiare tutti. È stata una roba stupida. Tipo pompato tipo Bruce Lee. È stata una cosa fighissima, invece no. Va bene comunque. Però un brutto colpo non penso servisse. Vabbè. Che dire? Ubaldo sconfitto. Povero. Mi è servita una sconfitta. Povero Ubaldo, hai proprio una competenza notevole. Sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ho ora il dovere di consegnarti la medaglia. Ma lottare mi ha messo appetito. Mi faresti compagnia a tavola? Ovviamente. Ok, Ubaldo, a mani basse, miglior capo palestra finora e anche uno dei più belli mai apparsi in tutta la saga. La detenzione di 6 medaglie della palestra ti consente di catturare più facilmente i Pokémon di fine livello 50. Inoltre questi si atterranno alle tue indicazioni. Non credo che un giovane autenticamente energico come te ne abbia bisogno, ma prego. Facciata, buona, molto buona. Molto molto buona. MT25. Facciata. La cucina qui è molto saporita, la trovo ottima. Non preoccuparti per il conto, sono un uomo adulto e solvente. Detto questo, cordiali saluti. Oranzio. Ehi Filippo, mi sono permesso di sollevare a distanza la tua sfida in palestra. È stata una prova degna di un 10 e lode, i miei complimenti.
Neanche il tempo di mandare in campo Skeledirge, che subito ha scatenato un attacco tempestoso. E tu, messo all'angolo del tuo avversario, hai sfoderato la tua tavolozza di mosse e quelle delle più sublimi sfumature, facendole eseguire la perfezione dei tuoi Pokémon. Vabbè, Oranzio, sì. Non dovrò descrivere il momento in cui otterrai tutte le medaglie. Sarà allora che in Grotesco Super 4 potrò facilmente affrontarti. Non farmi aspettare. Per concludere, ogni tanto ricordati di tornare all'Accademia e di dedicarti allo studio. Dovremmo anche fare qualche lezioncina, sì. Comunque ragazzi, il video di oggi termina qui. Abbiamo sconfitto Ubaldo. Molto divertente. E che dire? Nel prossimo video... cosa c'è rimasto da fare? Praticamente nel prossimo video... è rimasto della zona qua. Ma soprattutto è rimasto... qui è rimasto l'allenatore tipo buio. Quindi, grazie per avermi seguito. Commentate, condividete, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video in cui faremo la divisione buio. E probabilmente andremo un po' avanti a fare qualcos'altro. Ciao ragazzi!